quando si arriva a Milano, a fondare, a montare, a fare. Ora, andiamo. Inizio, fino qui. Ora espiro. Sempre fa sempre fondare per fare sempre il C. Due formule per il Qigong. Fa la forma come fare il Qigong. Thank you.
Braccio che non si indurisce affatto, mentre però continua a salire lo stesso. Se invece si indurisce, si può fermare. Se sentite la forza che sale, potete pure bloccarlo. No idea. Altrimenti non sa cosa fare. This one is a test coming attack. Questo è un test quando tu vuoi attaccare. Okay. Non si deve sentire il braccio che si indurisce. Still, the Taiji first principle is nobody know me, I know you. Primo principio del Tai Chi, nessuno mi deve conoscere, io conosco quello che faccio, io invece conosco te, quello che fai. Questo significa essere in, morbidi, fluidi, continui. La tigre come una tigre che si muove tranquilla, che non fa sentire, è in, morbida. Si avvicina piano piano, lentamente. But he's yin yang balanced, so he has something yin, something yang. Because something was yin, something is yang. Se riuscite a fare così, vuol dire che c'è qualcosa che va dentro e qualcosa che va fuori nel sistema. O fa la tigre che si nasconde per rogiare. Non solamente questo, non solamente questo. Cioè, una tigre si inventa, man mano che si abbatte, si nasconde, e solo lancia la sua intenzione lontana, sulla preda. Non la perde l'occhio, anche si nasconde e fa così, e non guarda. Man mano che si nasconde lancia l'intenzione sulla preda. Questo vuol dire yin yang. Lanciare l'intenzione significa anche lanciare la propria energia e quindi la capacità di saltare, quindi a seguire prima l'intenzione, l'energia e poi l'ultima arriva il corpo, il balzo finale. Ma il balzo finale che funziona se solo ci sono state queste tre precedenti gradini, no? Intenzione, energia, salto. Quindi non è solo. This is a very important attack. Questo è un attacco molto importante. We feel tense, then se sentite tensione, sentire quello che sta facendo, controllare la forza. Questo vuol dire. Cioè deve essere tensione nel braccio che attacca. Afferra. No, non si sente nessuna tensione al braccio. Non riesce a capire, però il braccio è pieno, cioè nel senso che c'è della forza, però non è la forza fisica dura che si sente, non c'è tensione interna, perché è gestito dal fondo, dai piedi, dal tantien, è sostenuto da tutta la parte bassa del corpo, quindi completamente è sciolto il braccio. Per non di meno è molto potente. Va bene, prendiamo la